Oggi ragazzi andiamo a giocare l'Europa League con l'Atalanta. Mi raccomando, 3000 mi piace per questo episodio. Fatemi sentire che ci siete lasciatelo in questo momento. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bello a tutti ragazzi, qui è GiuAdrianSante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video. Oggi andremo a giocare tutta quanta l'Europa League con l'Atalanta. Lo sapete benissimo il campionato straordinario che sta facendo l'Atalanta, e quindi era giusto provare a giocare l'Europa League con questa squadra. Mi raccomando, qui sotto nei commenti consigliatemi che squadra utilizzare e che competizione andare a giocare la prossima settimana o comunque nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la formazione, ci ho perso mezz'ora perché ovviamente qui tutte quante le valutazioni sono completamente sballate. Paloschi è molto più forte di Petagna e non potevo escludere Paloschi, e quindi mi sono inventato un modulo con la doppia punta e con il Papu Gomez trequartista. Ho appena messo anche Zukanovic sulla sinistra. Comunque, per farvela in breve, le valutazioni sono sballate. Un esempio tra tutti, Conti che è 59, quindi mi tocca giocare con Masiello. Quindi se vedete qualcosa di strano che non vi piace nella formazione è perché le valutazioni non sono corrette. Per quanto riguarda il girone, io già l'ho visto e già mi sono messo a piangere perché abbiamo preso Lione, Sporting, Atalanta e Nottorga, come cavolo si chiama. Dobbiamo assolutamente cercare di fare più punti possibili contro quella squadra, infatti l'affrontiamo subito adesso. Siamo a difficoltà campione, cerchiamo di fare il possibile di riuscire almeno a passare il girone. Non sarà facile, però ci proveremo. Ci siamo in casa, le squadre stanno per entrare in campo. Bisogna fare il massimo, signori, per portare a casa i 3 punti, perché se non vinciamo questa partita è finita, perché è la partita più semplice del girone, quindi bisogna assolutamente vincere. Kurtic, il Papu, appoggia per Petagna, caccia la botta, Petagna, mamma mia, bellissimo. Petagna, larga dall'altro lato per Paloschi, forza Paloschi, fino in fondo, fai la finta, te la porti sul destro, bravissimo, tira Paloschi e palla fuori. Attenzione qua, non ci credo, prima volta che supero la metà campo. Prendila, sì, sulla linea. Grandissimo Masiello, se non sbaglio sei stato tu a salvare. Papu Gomez, accelera, guarda Paloschi dentro, è bellissima. Paloschi, 1 contro 1, palla sul palo. D'Alessandro, forza D'Alessandro, fino in fondo. Guarda Petagna, si gira bene, guarda D'Alessandro. Perché? Per il Papu, va bene. Munier con il destro, 1-0 Atalanta. Vantaggio assolutamente meritato perché stavamo attaccando. Azione un po' confusa perché non volevo fare quello, però ci è andata bene. È 1-0 Atalanta. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo. Buona la prima, vinciamo questa prima partita di questo girone e otteniamo 3 punti. Questa è la classifica: Sporting 3, Atalanta 3 e le altre a 0. Seconda partita del girone, siamo in casa del Lione. Partita molto difficile e inizia adesso Lione-Atalanta. Calcio d'angolo per il Lione, palla dentro, grande portiere che allontani via. Stiamo attenti alla respinta, il sinistro e palla fuori di poco. Sono partiti forte. Papu Gomez diventa buona per Paloschi, la mette giù, vai dall'altro lato Paloschi, benissima per Munier con calma, il destro al giro e palla dentro e andiamo. Ma che effetto ha avuto quel pallone? Secondo gol di Munier, ragazzi, segna solo lui in questa squadra, ma io vi giuro che l'avevo vista fuori. Riguardiamo, ma che effetto ha preso? Cioè neanche il Super Santos sulla spiaggia con tutto il vento prende questo effetto. Va benissimo così, 1-0 Atalanta. Appoggia dentro, con calma, appoggia indietro, ok, vai dall'altro lato. No, non mi fischiare, fallo. Dai il vantaggio, era da solo quello di là. Proviamoci con il Papu Gomez. È difficile ragazzi, io ne ho segnata solo una di punizione, ho caricato troppo. Secondo me, palla fuori di pochissimo. D'Alessandro recupera palla, il Papu Gomez appoggia per Kurtic, 1-2, vai Papu, fino in fondo. Il Papu Gomez con il sinistro e palla ancora fuori di pochissimo. Valbuena, occhio qui, stiamo attenti, in mezzo a 2 di esterno e buona di testa. Ok, grande Berisha. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo, vinciamo 1-0 e spugniamo lo stadio del Lione e possiamo andare avanti. Questa è la classifica, 6-3-3-0. Il Lione ancora 0 punti e il Nottorga ha battuto lo Sporting, squadra che andremo ad affrontare adesso. E se hanno perso contro il Nottorga, come cavolo si chiama, possono perdere anche contro di noi. Ci siamo nello stadio dello Sporting. Le squadre stanno per entrarne in campo. Massima concentrazione perché i 3 punti oggi sono fondamentali, perché praticamente saliremo a quota 9 e metteremo un piede e mezzo ai 16esimi praticamente. Bruno Cesar, di tacco, Jefferson, palla dentro, ci stanno un po' schiacciando in questi inizi. Allontanatevi da questo pallone, ok, via così, contropiede, fallo bene, niente, non riusciamo ad uscire. Dost, palla dentro, 1-0 Sporting. Abbiamo sottovalutati, 1-0 dopo 10 minuti.
Masiello, appoggia per Kurtic. Palla dentro, fallo bene. 1-2, vediamo se si chiude, perfetta. Mettila dentro per qualcuno con il destro. Non ci credo, poi di testa non ci arriva nessuno. Cosa abbiamo sbagliato poi con il sinistro, palla fuori. Dai, 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 non possiamo sbagliare queste occasioni. Calcio d'angolo, ci va il Papu Gomez. Forza le torri, dentro Petagna stacca. E ancora una deviazione. Sarà calcio d'angolo, dai, come prima, come prima. Il Papu, palla dentro, arrivateci. Blocca il portiere. Attenzione qua, Gelson Martins, palla dentro per Dos di testa. 2-0, e che cavolo però. Dai, due tiri, due gol hanno fatto questi. Due volte che sono entrati in aria e due volte che ci hanno segnato. È finita adesso. Il 2-0 è anche un risultato difficile, perché siamo in svantaggio sugli scontri diretti, a meno che non facciamo un 3-0 in casa nostra. Masiello, diventa buona per il Papu. Appoggia, la finta di D'Alessandro. D'Alessandro, caccia la botta, caccia la botta. D'Alessandro, palla fuori di poco. A me esce sempre di poco. Calcio d'angolo, Ziegler, palla dentro, via così. Rimpallo, sono anche fortunati questi, mamma mia. 3-0, cade l'Atalanta, bruttissima sconfitta. Sull'1-0 abbiamo avuto tantissime occasioni per fare l'1-1 e poi dopo ci hanno distrutti. 6-6-4-1. Ci siamo ragazzi, questa volta siamo in casa, affrontiamo ancora una volta lo Sporting. Sarà impossibile vincere 3-0, comunque 4-0 per essere in vantaggio negli scontri diretti. Però proveremo comunque ad ottenere i 3 punti. Dost, palla dentro per Ruiz, 1 contro 1, Beriscia, niente. Ma sono fortissimi questi, la nostra bestia nera. Ruiz di tacco per Dost. Ma come cavolo giocano questi? Tutto di prima. Occhio, fermateli. Vincono anche rimpalli. E palla fuori di poco. E io che pensavo che fosse il Lione la squadra più forte di questo girone. E invece no, il Lione è all'ultimo posto con un punto. E lo Sporting invece sta giocando a un calcio stupendo. Gomez diventa buona per D'Alessandro. Falla bene per Petagna. E buona Petagna con il sinistro centrale. Che brutto tiro che mi hai fatto, Petagna. Ruiz, stiamo attenti. Palla dentro, portiere. Ma ne prendessi una. Mannaggia, 2-0 Sporting. Non so cosa dire, non so cosa dire. Il Papu Gomez appoggia per D'Alessandro. Scatta dall'altro lato, dai Masiello. Dai, dai Masiello, fino in fondo. Il cross dentro, è buona la parata di Rui Patrizio. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo. Perdiamo 2-0. Questa è la classifica, 9-6-4-4. Per fortuna il Lione ha battuto il Nordtovka. E adesso abbiamo lo scontro diretto contro questa squadra qui. Bisogna vincere, li abbiamo battuti all'andata e bisogna batterli anche adesso. Ci siamo ragazzi, siamo questa volta fuori casa. Le squadre stanno per entrare in campo. Inizia adesso Nordtovka Atalanta. Attenzione qua, vinciamo un rimpallo. Petagna, Petagna, fallo bene per Paloschi. Il destro, a giro di Paloschi, troppo debole. Dai ragazzi, questi sono molto più deboli degli altri. Si vede proprio, la partita la stiamo facendo noi. D'Alessandro diventa buona per Petagna. Guarda Paloschi, guarda Paloschi, è buona. Paloschi, 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 fino in fondo, incrocia con il destro Paloschi. Il gol era nell'aria. Li stavamo distruggendo. 1-0 Atalanta. Se dall'altro lato lo Sporting Lisbona batte il Lione, noi siamo già qualificati senza neanche giocare l'ultima partita. Anche se pareggiano, secondo me. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo. Vinciamo 1-0, partita, anzi vittoria importantissima. Non li ho visti esultare molto, quindi secondo me il Lione ha battuto lo Sporting. Non lo so, adesso andiamo a vedere. Lione 1, Sporting 0. Risultato più brutto di questo non poteva esserci. Questa è la classifica, 9-9-7-4. Mannaggia, che cavolo però. Sporting contro di me ha giocato benissimo, poi contro il Lione mi va a cadere così. Adesso abbiamo lo scontro contro il Lione, ci basta un punto. Però se perdiamo siamo fuori. È come se fosse una finale questa. Comunque ragazzi, io devo interrompere un attimo il video qui perché non ho più tempo. Riprenderò domani. Voi ovviamente vedete tutto quanto attaccato, quindi ci vediamo tra 2 secondi. Eccoci qua ragazzi, sono tornato dopo un giorno di pausa e possiamo andare subito a giocare la partita contro il Lione. Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Siamo in casa, le squadre stanno per entrare in campo. Ultima partita del girone. Inizia adesso Atalanta-Lione. Fatta anche rima. Ho appena finito di registrare FIFA Street e mi viene da premere triangolo per fare le skill. Occhio qua, la Gazette 1-0. E lo sapevo, e lo sapevo, in testa FIFA Street. Ma che cavolo, dai. Bisogna stare attenti ragazzi a questo Lione, dai. Abbiamo fatto un girone incredibile, non possiamo buttare via tutto così, dai. Abbiamo bisogno di un punto solo in casa. Si può fare. Valbuena. Ovviamente ragazzi, il Lione è molto più forte di noi, però noi possiamo farcela. Valbuena, Fekir, grandissimo. Toloi, ma cosa stai facendo? No, ma io non ci sto, non ci sto a subire un gol così.
No ragazzi, no, perché? Non farò mai più una pausa quando registro questi episodi. Anche al costo di stare 4 ore di fila a fare l'Europa League non mi interessa. Non posso deconcentrarmi così. Il Papu Gomez diventa buona per Munier. Vai dall'altro lato di esterno, è bellissimo uno contro uno con il sinistro. La parata del portiere, no, no. Se poi sbagliamo anche queste occasioni ragazzi, dai. Abbiamo iniziato a giocare bene anche noi adesso. Sono 10 minuti buoni che li stiamo schiacciando. Non verrò eliminato senza lottare. Questo è poco ma sicuro. Ci sta a perdere, ma non così. Sì, bisogna dare il 100%. Valbuena, le finte, dai che l'hai presa. Palla dentro, allontanate via questo maledetto pallone. Non... Dai ragazzi, ma cos'è? Io non ci credo, io non ci credo. Io non posso essere eliminato così con due errori e due gol subiti in questo modo, no. Caldara diventa buona per Munier. Guarda il Papu Gomez, è buona per Paloschi. Paloschi, arrivaci con il sinistro. Paloschi, 3-1, 3-1. Prendila Paloschi, prendila, 3-1. È difficile, quasi impossibile. Quasi impossibile, 71esimo. Petagna, guarda dentro Paloschi. È buona Paloschi, ti prego. Paloschi, ti prego. Con il destro, dai. Cosa ha preso quello scivolata? Come mi ha chiuso? Neanche Maldini faceva queste entrate. Ancora dentro per Zukanovic. Rimane lì, indietro per Masiello. Fai Masiello dall'altro lato per D'Alessandro. Facciamo una bella azione. Ad Alessandro, palla dentro. È buona la finta, mettila dentro. È buona il destro. Non ci credo. Mi sono parato il gol da solo. Mi sono parato il gol da solo. Guardate lì. Palla dentro, andava. E ovviamente il giocatore era in fuorigioco, quello che ha toccato palla. Pochi secondi alla fine, recuperiamo palla e l'arbitro fischia alla fine della partita. Esulta il Lione, che ha fatto una rimonta assurda nel girone. Era all'ultimo posto e adesso vanno a qualificarsi. 8 tiri per il Lione, 5 tiri per l'Atalanta. Che dire, vittoria assolutamente meritata per i nostri errori. Questa è la classifica completa del girone, 12-10-9-4. Fa male ragazzi essere eliminati per un solo punto, soprattutto perché questo girone noi l'avevamo iniziato bene. Secondo me noi questo girone l'abbiamo perso nell'andata e nel ritorno contro lo Sporting, perché abbiamo perso sia all'andata e sia al ritorno. Lì almeno un punto dovevamo farlo e sarebbe cambiato tutto, ovviamente. Io comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Non so quanto sia durato, purtroppo non siamo riusciti a passare il girone. Per la prima volta da quando faccio Champions ed Europa League non riesco a passare il girone. Poi tutte quante le volte almeno il girone l'ho passato. Questa volta invece non ci sono riuscito. Ovviamente va bene così. Buona la prima. Io gioco la competizione e poi come va va. Fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti la prossima squadra da utilizzare, la prossima competizione da andare a giocare. Vorrei fare anche quello con la Lazio. Vorrei fare la Coppa Italia con la Lazio prima della finale con la Juve. Spero di farcela. Comunque noi ci vediamo con un prossimo video. Mi raccomando, 3000 mi piace. Bello.